La chiamiamo subito, così ci mettiamo subito in collegamento con lei. Vediamo, speriamo che sia pronta e che tutto. Intanto ricordo a tutti quanti che è possibile andare sul sito www.tvradicale.it, registrarsi e partecipare in maniera interattiva a tutte le discussioni. Tra l'altro, proprio da oggi il sito è stato ulteriormente implementato, nel senso che tvradicale.it va ormai nella direzione del web 3.0, in quanto da oggi è possibile per gli utenti registrati commentare in audio-video con la propria webcam e il proprio microfono tutti i contenuti del sito. Quindi, evidentemente, così come accade con la Web TV, allo stesso modo, con il sito si, cerca di, valorizzare al massimo l'interazione con gli utenti. Questo proprio perché dall'interazione. Salutiamo intanto Stefano Santarossa che ci ha raggiunto in chat e sicuramente ci collegheremo anche con lui, però adesso voi ancora non la vedete, ma io l'ho già vista e quindi passiamo la linea e passiamo la parola a questa fantastica creatura dal nome di Liliana Vogliamo Chiarello. utilizzare Ciao la nostra Liliana, come stai? Buongiorno discussione. Ciao Robby, buongiorno. a te, ti sei svegliata bene questa mattina? Aspetta, sì, tutto bene, devo solamente aggiustare un po' di cose perché ho un po' di difficoltà di collegamento. Ok, non c'è problema, lo risolviamo insieme. Siamo in Dove dovevo diretta. essere? Intanto gli utenti in chat sono aumentati. Ormai diciamo che c'è stata la puntata, hai seguito la puntata, diciamo, la conduzione di Claudia Sì. Sterzi e Virginia Fiume, è stata molto interessante, vero? Moltissimo, moltissimo. Ecco, No, ma poi ricordiamo. Sì. Italia è veramente un ottimo punto di riferimento per noi tutti per quanto riguarda le questioni sull'antiproibizionismo, perché oltre ad essere molto informata è anche molto chiara, ben presente tutte le leggi, poi nel momento in cui fa le sue analisi non si limita a fare solamente analisi appunto di carattere legale, fa anche delle analisi di carattere propriamente sociale, che poi penso che è quello il tema che un po' interessa a tutti quanti, no? Cioè capire il perché viene proibito, per come l'uso, perché ce n'è un uso piuttosto che un altro, oppure anche un abuso, insomma, diciamo che l'argomento viene visto da più punti di vista, quindi non c'è il classico banale approccio secondo cui famo tutte le canne, no? C'è un approccio molto più costruttivo e credo che posizioni come quelle appunto di Claudia, così ben formate, strutturate, il modo anche di presentarle, di discuterle, dovrebbero avere maggiore spazio comunque nel panorama politico e non solo del nostro paese. Oh Liliana, fermo restando che per me conta molto di più la testa e il cervello e tu ne hai veramente tantissimo e l'hai dimostrato Ti tante volte, ringrazio. però appena sei apparsa in video e anche subito la presenza di Virginia e di Claudia, Gianni ha esordito in chat scrivendo: "Ma tutte ste bone in casa radicale, non le avevo mai viste, sono destabilizzato, dove erano nascoste?" Evidentemente Stefano Gianni. Santarossa quota Gianni e in effetti bisogna valorizzare il radicale al femminile, diciamo, anche se sull'identità, cioè voglio dire sulla questione di genere, insomma, io sono un po', non amo le quote rosa, ma sono sicuro che anche te non ami questi dispositivi malefici, quelli delle quote rosa. Liliana, la prima domanda che ti voglio fare, come l'ho già fatta a Claudia e Virginia, è questa: tu sei giovanissima, qual è stata la battaglia, o comunque qual è stata la prima volta in cui hai sentito parlare dei radicali e qual è stata la battaglia che per prima ti ha coinvolto e che ti ha portata poi a diventare militante e dirigente radicale? Allora, io per quanto riguarda la storia con i radicali, chiaramente è una storia abbastanza anomala, come diciamo la maggior parte di coloro che si avvicinano comunque al mondo radicale. Io conosco il Partito Radicale da quando avevo 3 anni e mezzo circa, perché figlia di radicali, in particolar modo mio padre, anche mia madre a suo tempo lo era, poi successivamente si è più distaccata, mentre mio padre è rimasto comunque ampiamente fedele alla realtà radicale. Per cui già da quando ero piccolissima mi sentivo parlare di questo, di quest'uomo grande, grosso, con i capelli bianchi, perché già aveva appunto i capelli bianchi quando io avevo 3 anni e mezzo, adesso ne ho 30, quasi 31. E sempre, ogni volta che passava in televisione, quelle rare volte che passava in televisione, tutti quegli sketch che adesso si vedono di un tempo, io me li ricordo perché li avevo visti personalmente, no? Quindi quando lui e Emma si imbavagliarono in Rai.
o altro tipo, o altro tipo, adesso non mi ricordo bene lo specifico, comunque perché è piccolissima, di manifestazioni, io mi ricordo di averle viste personalmente. E la prima volta che incontrai Marco Pannella fu appunto quando avevo circa 4 anni e mezzo. Abitavo in un paesino in provincia di Potenza, quindi in Basilicata, e Pannella venne a fare un comizio e raccoglieva, essendo appunto un partito che si autofinanzia, dei soldi, e mi ricordo che mio padre mi diede in mano 50.000 lire, e fu la prima volta che io toccai queste 50.000 lire, che allora appunto non va, e mi dissero: vedi quel signore laggiù in fondo, gliele devi portare. E allora io, piccola, cioè sono 1,5 metri adesso, immaginati a 3 anni e mezzo quanto potrei essere. 1,5 metri, non è vero, smentisco. Sono bassina comunque, piccola e bassina, insomma, ero ancora più piccola a 3 anni e mezzo, 4. Chiaramente presi questi soldi in mano, glieli portai a lui, che mi guardò con faccia sorpresa, ecco, più che altro, mi prese in braccio e mi disse: questi ha detto mio papà che li devo dare a te. Io che ne sapevo. E quindi lui prese questi soldi. Da quel momento in poi io pensavo che Pannella fosse appunto il mio nonno, ma della televisione, perché poi facevo 2 calcoli e dicevo: tutti quanti hanno 4 nonni, io ce n'ho pure io 4, questo quinto da dove esce? Ah, è quello che sta in televisione. E quindi pensavo che Pannella è bellissima questa storia, veramente bella questa storia. Crescendo abbiamo sempre seguito Radio Radicale, sempre seguito i Radicali, sempre visto Pannella in televisione, non ci si perdeva mai una puntata, quelle poche volte che andava in televisione, e mi ricordo anche di alcuni capodanni passati con Radio Radicale, figurati. I collegamenti con tutti i compagni in giro per l'Italia fatti il 31 di dicembre, per darsi gli auguri, ricordo sì. Anche io. Sì, perché era, io mi ricordo una volta eravamo nella zona di Verona, eravamo andati a trovare un compagno radicale, anche egli, e io e la mia famiglia, quindi mio padre, mia madre e mio fratello, andammo a trovare quest'uomo qui, e mi ricordo che quella volta, il Capodanno, il tempo era molto brutto, eccetera, eccetera, lo passammo in ascolto di Radio Radicale, ma non fu l'unica volta, ho passato anche delle vigilie al partito e anche insomma dei primi di gennaio al partito. E ho comunque con Radio Radicale, appunto, avendo questi genitori abbastanza fissati al riguardo. Quindi diciamo che avvicinarmi al partito è stata una forza indiretta, no? Quando poi cominciai a crescere, cominciai a fregarmene, perché dico: ma alla fine, cioè, io non capivo molto delle dinamiche politiche, non ho avuto sempre più che altro tipo di passione, perché da piccolina pensavo che la politica fosse una cosa, perché poi del resto è quello il messaggio che ti fanno passare, no? La politica è una cosa e la partita tennis piuttosto che la filosofia, piuttosto che la danza, lo spettacolo, il teatro, fossero altre cose. E invece, e quindi praticamente in un secondo momento della politica non me ne fregava più niente, men che meno della dimensione radicale, nella quale sono entrata per poi lavorare, dare una mano come ufficio stampa, eccetera, eccetera, successivamente con una, chiamiamola, maturità appunto in più, ho cominciato a capire che in realtà la situazione politica, la realtà politica non è una realtà a sé stante, ma è una realtà che perna e quindi abbraccia in sé tante altre tipi di dimensioni. Perché no la danza, perché no lo spettacolo, perché no la filosofia, anzi, poi nel nostro partito figuriamoci. Quindi ho sentito, diciamo, la pangea che appartiene alla realtà politica generale. Quindi da qui la mia comprensione della politica, per poi scegliere tra le altre e tra le tante appunto proprio quella radicale, perché come accennavamo già ieri in discussione, Roberto, la realtà radicale è quella che, a differenza di tutti quanti gli altri partiti, penso guardi all'uomo in una maniera più specifica, in modo assolutamente completo. Quindi nello specifico ti posso dire che le battaglie che mi hanno portato ad avvicinarmi sempre di più al mondo radicale sono innanzitutto le battaglie per i malati,
i malati non solo di sclerosi laterale amiotrofica, ma io ho sentito particolarmente vicino a me innanzitutto l'associazione di Luca Coscioni, perché è un'associazione che veramente si occupa nello specifico e nel concreto di esigenze immediate, strette, cioè si sta parlando in quel caso non del arricchire o meno un soggetto, non tanto di facilitare o meno i processi della pubblica amministrazione o le che sono tutte cose rispettabilissime e per le quali sono assolutamente d'accordo, perché un'altra battaglia che sento particolarmente mia è quella dell'anagrafe pubblica degli eletti, ma si parla della vita o della morte della gente e si parla di morte, cosa che per esempio non avviene negli altri partiti, a me non certo. Mi sembra. E ma non è solo... cavolo, fa parte della vita, quindi affrontare il tema secondo cui come prepararsi alla morte, come vivere quel momento, è giusto o meno, anche se poi non possiamo parlare di giusto o meno, però è giusto o meno non a livello generale e oggettivo, ma per la persona nello specifico, l'eutanasia o meno, insomma sono tutti temi particolarmente delicati che ovviamente richiedono l'attenzione e la sensibilità da parte di più. Quindi lo slogan dal corpo dei malati al cuore della politica è stato quello che mi ha colpita particolarmente, è uno slogan bellissimo. Io non ho avuto mai l'onore e il piacere di conoscere Luca Coscioni, però l'ho sempre seguito, è una persona che mi ha lasciato molto, insomma, e sicuramente mi ha regalato un tipo di sensibilità in più nei confronti di questa realtà. Quindi innanzitutto posso dire, al di là dei miei genitori, al di là di Capodanno a Radio Radicà, al di là delle vigilie di Natale al partito, quello che a me ha mi ha spinto particolarmente verso la realtà radicale è proprio l'attenzione che il partito ha nei confronti dei più deboli, e con più deboli io parto innanzitutto parlo innanzitutto appunto dei malati, quindi di coloro che non possono, ahimè, godere del più grande dono che ci abbiamo, che è quello appunto della salute fisica a 360 gradi. Diciamo. Beh, guarda Liliana, io ti devo fare i complimenti, perché tu con questa risposta lunga ma veramente molto interessante hai colto perfettamente nel segno quello che è l'obiettivo di TV Radicale. Cioè, come ho almeno l'obiettivo che io prefiguro, poi ovviamente se ne possono aggiungere altri perché collaboreremo tutti insieme alla crescita di TV Radicale, ma è proprio il far annusare i radicali. È giusto e importante che storie come la tua, anche questa immagine che hai dato di te che da bambina che andavi a portare le 50.000 lire a Marco, perché tuo papà, cioè è un'immagine fantastica, quindi davvero complimenti, e sono contento di avere una compagna come te veramente a fianco di Marco Panella dei Radicali nelle battaglie per il diritto e per la libertà. Allora, wow. Parliamo, prima di partire con le domande della chat, già ne ho appuntate alcune, l'iniziativa politica dei radicali a Perugia, in questo momento in cosa siete impegnati, cosa c'è all'ordine del giorno, oltre che il mare, le spiagge, eccetera, insomma. Questo è infatti un periodo abbastanza critico, anche perché la situazione, come già abbiamo avuto modo di parlarne, Roberto, la situazione radicale in Umbria è una situazione piuttosto complessa, perché di per sé la regione Umbria è una regione complessa, l'ho detto più volte, è una regione cattomassonico-comunista, quindi ha, diciamo, delle barriere intorno a sé anche piuttosto strutturate dove è difficile entrare. Noi per quel che abbiamo potuto, per quel che possiamo e per quel che potremo continuare a fare, comunque porteremo avanti le nostre battaglie che riguardano il testamento biologico, quindi il registro del testamento biologico. Ci hanno detto, c'è stato un consiglio grande, il consiglio generale, durante il quale appunto si è discusso di questo registro del testamento biologico, dovrebbe essere istituita una commissione che dovrebbe decidere quali sono i regolamenti da adottare perché possa esserci questo registro del testamento biologico presso il comune di Perugia, e ricordiamo che sono state raccolte delle firme numerose queste stesse, e la maggior parte dei cittadini appunto di Perugia vogliono il registro del testamento biologico, quindi da qui a breve dovrebbe essere istituito. Questa è stata una nostra battaglia che spero possa sfociare in una vera conquista reale e concreta, sperando insomma che entro settembre comunque ci diano. Io ultimamente mi sono informata insieme ad Andrea Mauri, che è il tesoriere dell'Associazione Radicali di Perugia,
ci siamo informati, stanno procedendo, certamente poi in questo periodo che è appunto quello di luglio-agosto, questi procedimenti diventano sempre più lenti. Altra battaglia che vorremmo riprendere, abbiamo portato avanti fino ad adesso, però con maggiore forza e con una maggiore costanza, è quella del... aiutatemi, aspetta, scusa, mi sta sfuggendo la parola. Il garante. E questa è una battaglia appunto che tra l'altro era già stata fatta negli anni precedenti. Precedentemente il consiglio regionale aveva dato l'ok circa questa figura che doveva essere istituita, e nel frattempo, lo dico in maniera molto semplice, nel frattempo e anche molto breve, nel frattempo invece questa figura ancora non è stata istituita. Abbiamo scritto lettere ai vari consiglieri regionali di questa nuova legislatura, diciamo, quelli che poi alla fine, finalmente, dopo varie battaglie interne, si sono riusciti a organizzare in una giunta più o meno compatta, più o meno strutturata, che collabora, tra virgolette, però collabora, perché appunto notizia appunto di ieri che nell'ultimo consiglio regionale c'è stata una spaccatura tra PDL e Lega da una parte e il PD, diciamo, dall'altra, insomma le forze di sinistra comunque dall'altra, per cui PDL e Lega hanno cominciato a non presentarsi più comunque in consiglio regionale, perché così i tempi possano allungarsi ancora di più prima di arrivare alle dovute decisioni. Quindi questo è anche segno dell'atmosfera poco serena che c'è all'interno del consiglio regionale qui in Umbria. Ok, Liliana, partiamo subito con la prima domanda che arriva da Elio, scusate. A che punto è la vicenda Brianzina? Ma guarda, non ci sono... Tutto il processo, eccetera. Sì, c'è stato il processo, eccetera, però la questione al momento è ancora ferma, non ci sono stati grandi risvolti, non ci sono state grandissime novità. C'è stato un convegno in cui si è parlato dell'antiproibizionismo, della figura, insomma, delle carceri, cioè delle carceri italiane in generale, della figura di Aldo Bianzino, ma non solo, anche di Stefano Cucchi. È stato un convegno, tra l'altro, che è durato più giorni, al quale io personalmente non ho potuto partecipare, però avevo chiesto che potesse partecipare Rita Bernardini, poiché in quanto ha conoscenza sulle carceri italiane penso che potrebbe veramente insegnare tanto a molti. E invece sai come funzionano un po', diciamo, queste cose, no? Per cui i radicali, nonostante facciano, nonostante partecipino, nonostante si diano davvero molto da fare, sono comunque il più possibile messi da parte, nel senso che hanno organizzato questo come convegno, ci hanno invitati. Quando io ho detto vabbè, facciamo venire Rita Bernardini, no, perché noi abbiamo organizzato un contegno che non deve avere nessun tipo di colore politico, e su questo sono assolutamente d'accordo. Però se una persona che può dare veramente un contributo concreto e anche totale circa questo argomento appartiene ad un partito, pazienza, facciamola venire lo stesso per questa persona, perché questa persona veramente potrebbe dare dei contributi importanti. Sì, questo è un alibi che spesso molte associazioni si danno, no? No, i politici no, però voglio dire... Politici no, e poi alla fine però creano una forma di ghettizzazione, esatto, ancora peggiore loro stessi, che non permette il confronto vero. E quello che è importante adesso è il confronto trasversale, capito? Indipendentemente se fai parte del Partito Radicale, della Lega, del PDL o dei comunisti di sinistra o che cacchio è, l'importante è comunque che ci siano persone valide, indipendentemente dall'appartenenza politica, che conoscano determinate realtà, come Rita Bernardini, che ha una conoscenza approfondita, certo, sulla realtà delle carceri in Italia, e può in questo modo offrire un contributo davvero importante. E quindi il confronto deve essere trasversale, questo ho cercato di spiegare loro, e purtroppo queste persone hanno inteso questa mia spiegazione dall'altro lato, dicendo vabbè, voi volete solamente riflettori, e allora ho detto vabbè, siamo proprio, pensatela come meglio credete, non era assolutamente chiaramente questa l'intenzione, non abbiamo certo bisogno del convegno organizzato da loro sul caso di Anzino per poterci pronunciare al riguardo. Quindi
insomma, questo è anche testimonianza di come effettivamente la realtà locale è piuttosto difficile, no, da penetrare, anche a causa di realtà del genere in cui associazioni di questo genere, di questo tipo, tendono più che altro a portare avanti le loro battaglie usando come alibi il fatto che tu appartieni ad una realtà politica e loro invece vogliono rimanere fuori dalla realtà politica, e quindi non è un peccato appartenere ad una realtà politica, anzi dovrebbe rappresentare una garanzia. Però il fatto che secondo quella che poteva essere un tempo la concezione, l'idea di politica, però in base a quelli che sono gli esempi che chiaramente a livello nazionale, non solo, abbiamo circa il fare politica, è chiaro che i comuni cittadini sempre meno hanno fiducia nella politica. Però io penso sempre che è importante provare, perché pure io me ne frega, pure a me non me ne fregava niente della politica, però poi ti accorgi nel quotidiano che tutto ha il seme in sé, il seme della politica, e che quindi più riesci ad avere una minima idea e una pace interiore anche per quanto riguarda un approccio sano alla politica, e meglio è, insomma, invece di vederla come il brutto mostro, cioè, perché da una parte viene vista la politica come il brutto mostro da tenere lontano, per cui anche in situazioni quali il confronto che poteva esserci sul caso Bianzino, sull'antiproibizionismo eccetera, la politica deve essere tenuta fuori, dall'altro lato viene vista invece come un ottimo piatto dorato da continuare ad indorare, da cui attingere per poter fare i comodi propri. La politica non sta, a parer mio, né nell'una né nell'altro caso, sta nel mezzo, e quel mezzo è quello che permette di capire in maniera il più possibile completa e trasversale di che pasta più o meno è fatta la politica, che poi è una scoperta continua, quotidiana, che è sempre bello poter inseguire, è sempre bello poter diciamo toccare e poi nello stesso tempo lasciare andare. E il mondo radicale questo lo permette, lo consente. Hai detto una conoscenza di più cose su più piani. Ecco Liliana, una delle cose che tu hai detto e che è una delle battaglie che a te sta più a cuore è quella dell'APE, cioè della Anagrafe Pubblica degli Eletti. La domanda che ti voglio fare: qual è la situazione nelle amministrazioni locali, cioè quali feedback avete avuto da comune, regione, provincia su questo piano? Questa è un'altra battaglia che dobbiamo continuare a fare, che stiamo continuando a fare, anche se devo dire il sito per esempio della Regione Umbria è abbastanza completo sotto questo punto di vista, no? Però bisogna studiarlo più nello specifico, perché sai, non è semplice l'anagrafe pubblica degli eletti, nel senso che non basta scrivere Tizio Caio guadagna X e questo X lo spende per Y, cioè non è semplicemente così, bisogna fare un lavoro un pochino più arbitroso. A colpo d'occhio ti dico che il sito comunque della Regione Umbra sotto questo punto di vista è abbastanza completo, più o meno dicasi per il comune, però vogliamo continuare a portare avanti questa battaglia perché questa realtà, anche quella dell'anagrafe pubblica degli eletti, possa essere completa il più possibile. E ti dicevo, per me è estremamente importante perché la trasparenza circa queste cose è il seme ed è l'origine da cui poter partire per creare poi una trasparenza su più piani, perché il cittadino non venga preso per i tondelli e quindi sa bene nel momento in cui vota questo il soggetto X piuttosto che Y, conosca quali sono i movimenti effettivamente di questo X, che non si faccia cioè i cavoli propri, ma che stia lì davvero per servire il cittadino umbro o comunque il popolo italiano e colui e coloro che l'hanno votato. Ed è importante anche perché non permette il male affare che purtroppo ormai regna nelle nostre istituzioni, sia a livello locale che chiaramente anche a livello nazionale, di cui ben sappiamo e di cui ben le cronache raccontano, no? Io direi, Liliana, che è stato un bellissimo collegamento. Vediamo se ci sono altre domande in chat. Allora, dice, se lo sa, dice, potrebbe dirci, Liliana, la differenza di trattamento, se c'è stata, tra il terremoto in Umbria di qualche anno fa e quello all'Aquila. Secondo te c'è stata differenza? Secondo me c'è stata differenza, ti dico, a prima botta, anche perché sono cambiati i tempi, no? Quindi chiaramente
il discorso del malaffare di cui poc'anzi si è strutturato ancora meglio, si è radicato ancora meglio, quindi secondo me nel caso dell'Aquila è peggiorato, è stato peggiore rispetto a quello del caso in Umbria, dove comunque in quel periodo io non ero in Umbria, non vivevo in Umbria, quindi non ti so dire bene nello specifico, so che comunque ci sono persone che ancora vivono in condizioni disagiate, quelle senza dubbio, e sono passati tanti anni e la soluzione a questi, una soluzione definitiva a queste persone non è stata ancora trovata, sono soluzioni provvisorie, però è gente che non ha mai più rivisto la propria casa e che non ha mai più avuto la possibilità di vivere serenamente in un appartamento che è degno di questo nome, diciamo. E poi per quanto riguarda invece la questione L'Aquila, sappiamo che le dinamiche sono ancora più complesse. È probabile che poi un domani venga fuori che queste dinamiche altrettanto complesse sono presenti anche qua in Umbria, questa cosa non mi sorprenderebbe, però ripeto, ero piuttosto piccola e non ero in Umbria in quel periodo, per cui non posso dire granché. L'unica cosa che ti posso dire è che senz'altro c'è gente che ancora non vive in maniera serena, tranquilla e dignitosa nella propria in qualsivoglia appartamento, diciamo. Liliana, davvero grazie, io spero che un'altra volta vorrei nuovamente essere tra gli ospiti di TV Radicale, anche perché abbiamo detto TV Radicale è fatta dai radicali ma anche da chi ci segue nella chat, che interagisce in continuazione. A questo proposito vorrei ricordare a chi è all'ascolto di TV Radicale che è possibile la condivisione su Facebook. In basso a destra sul monitor trovate il tasto di Facebook, potete condividere proprio il player di TV Radicale e così i vostri amici potranno vedere TV Radicale anche su Facebook. Davvero ringraziamo Liliana Chiaramello, ricordiamo segretaria di Radicale di Perugia, e alla prossima volta, al prossimo appuntamento, e in bocca al lupo. Ricordiamo qual è il sito dei Radicali Perugia, questa è una cosa importante. Radicali, www.radicaliperugia.org. Quindi perfetto, www.radicaliperugia.org. Ok, ti ringrazio Liliana, un bacio e veramente grazie, veramente complimenti. Grazie mille Roberto, sei sempre molto, molto carino con me e voglio dire, questo progetto secondo me è molto importante, quindi mi auguro che tu mantenga l'entusiasmo, la costanza, la forza, la pazienza di chiamare tutti i vari compagni in Italia, illustrare loro questo progetto e far sì che loro personalmente possano partecipare, ma non solo loro, anche qualcun altro dall'esterno che possa dare questo contributo, perché davvero credo che questa sia una soluzione estremamente democratica e non solo, ma di grande aiuto per coloro, per esempio, che non ci conoscono, ed è questo un mezzo attraverso il quale, perché no, imparare a conoscere. Rubo un minuto al prossimo collegamento, che sarà con Stefano Mossino, tesoriere dell'Associazione Segretaria Radicale di Torino. Doveva essere anche con noi anche Yolanda Casigliani, ma ha avuto un imprevisto, quindi c'è solo Stefano Mossino che ci parlerà di tanti argomenti interessanti, per dire proprio questo: dobbiamo farlo insieme. Non è che io ho l'imprimato, deve essere per forza io a quello che organizzo, eccetera. Anzi, a questo proposito abbiamo creato una mailing list per il coordinamento, dovrebbe esserti arrivata anche l'email per l'adesione. Quindi se tutti diamo il nostro contributo riusciamo dal basso ad organizzare un importante strumento di lotta e di iniziativa politica che può servire ai radicali anche per conoscere se stessi e quindi per fare dei passi e per crescere notevolmente. Liliana, veramente grazie e al prossimo appuntamento. Salutiamo Liliana Chiaramello e al prossimo appuntamento, ripeto, salutiamo Liliana Chiaramello e ci colleghiamo con Stefano. Ciao Liliana, ciao, bacio. E ci colleghiamo con Stefano Mossino che è in attesa nel collegamento, lo chiamiamo subito, eccolo qui, un attimo di pazienza. Ricordo a chi si fosse messo